Se questa troppo, troppo solida carne si sciogliesse nel nulla in un vapore sgelandosi. Fabrizio Gifuni rende un suo personale omaggio al principe di Danimarca con concerto per Amleto, un progetto speciale con la consulenza musicale di Rino Marrone. Lo spettacolo è andato in scena al Teatro San Carlo di Napoli nell'ambito del Napoli Teatro Festival. Le molteplici voci della tragedia di Amleto, principe di Danimarca, si intrecciano al potente affresco sonoro che Dmitri Ostakovi dedicò al testo shakespeariano in due diverse occasioni. La prima, datata 1932, è una suite tratta dalle musiche di scena per un'edizione teatrale dell'Amleto firmata dal regista e scenografo Nikolai Akimov. La seconda opera del 1964 fu commissionata dal regista Grigori Godintsev per il suo film Hamlet, che si avvaleva del prezioso adattamento di Boris Pasternak. Il maestro Orazio Costa ci diceva: ognuno di voi si porterà per tutta la vita un fondo di Amleto, racconta Gifuni dei suoi anni di studi in accademia, e si imbatterà di continuo in personaggi attraversati da questa corrente. Io me ne sono accorto subito, il mio debutto teatrale è stato un Oreste nelle Lettere di Euripide. Amleto discende anche da quei rami. Le immagini in concerto per Amleto vengono ricreate dalla voce e dalla sapiente recitazione di Gifuni, capace di accendere la fantasia dello spettatore dialogando con il corposo organico, composto da 45 elementi, diretto dal maestro Rino Marrone.